Bene, siamo nella tana di Mille Accendini. Oggi un amico, Mirko Magri, che è uno psicologo che fa il mago, ma non un mago qualsiasi, il Magicoliere. magicoliere. Eccolo qua. Precisiamo, non è una scaletta preparata o altro, quindi parleremo un pochettino a ruota libera. È un amico che si trova nel mio ufficio che parla di quello che fa, e quello che fa è qualcosa di estremamente interessante. Il magicoliere, tra poco ce lo spiegherà Mirko, è una figura, un mago che opera negli ospedali o in ambienti dove c'è da intrattenere con la magia, con un'attenzione però particolare sull'aspetto psicologico, adattare la magia alla situazione in cui noi andiamo ad operare. Una parola, dov'è che operi maggiormente come, diciamo, come magicoliere? Allora, come magicolieri noi veniamo dalla Versilia, dalla provincia di Lucca e operiamo all'ospedale Versilia in pediatria e poi lavoriamo all'ospedale Pasquinucci, cioè facciamo volontariato in realtà, che però è in un'altra provincia che è in quella di Massa, nel reparto materno-infantile e poi lavoriamo sempre all'ospedale Pasquinucci che è un reparto attivo, che è la cardiochirurgia sempre infantile, però a cui afferiscono anche persone più grandi, anche anziani. Bene, parliamo di magicoliere, perché magicoliere è qualcosa di diverso rispetto al clown di corsia. Cos'è che lo differenzia? Il magicoliere è anche clown di corsia, cioè tantissimi magicolieri hanno la qualifica professionale di clown di corsia, però forse la cosa che caratterizza il nostro modo di giocare è quella di mettere principalmente l'accento sulla parte psicologica di ciò che facciamo, cioè come dicevi te prima, di adattare il gioco in base alla situazione. Noi siamo clown, ma non ci esauriamo nella figura del clown, perché il presupposto è proprio quello di cambiare, di essere camaleontici in base al contesto in cui andiamo a giocare. E quando te dicevi che facevo il mago, forse ti devo correggere perché io mi sento a volte di fare il mago, però non un mago virtuoso, ma vo a volte può essere un mago virtuoso, però può essere a volte anche un mago comico, un mago strampalato. E poi il concetto di magia non si esaurisce in un gioco con le palline, o in un gioco con la corda, o con le carte. La magia può essere per esempio fare delle bolle di sapone a un bambino piccolo, oppure utilizzare la musica, oppure utilizzare la luce a un bambino di 3-4 mesi. Ecco, quello è l'effetto magico che abbiamo sulle persone. E quello che facciamo, e che vorremmo almeno fare, è quello di incidere sul benessere psicoemotivo delle persone che vivono un ricovero ospedaliero, sia lungodegenti sia brevidegenti. Bene, allora parliamo ad esempio i bambini di 4-5 anni. Con che giochi ti approcci? Tu vai in una sala, c'è un bambino di 4-5 anni, con che giochi ti approcci e che tipo di considerazioni fai in base all'umore, insomma, della Allora, persona a se cui vai? io ho una situazione di un bambino di 4-5 anni, anzitutto andiamo nella stanza degenza del bambino, o dei bambini, se si parla di stanza degenza con più ricoveri. Quello che faccio non è principalmente utilizzare dei giochi, ma farmi accettare dal contesto in cui io sto andando. Quindi lavoro sul corpo, per esempio si può stabilire un linguaggio di tipo orizzontale, quindi io non cerco di soverchiare le persone con cui gioco, ma magari rispetto una distanza, specialmente se il bambino è spaventato. E mi abbasso in modo tale che il suo sguardo sia parallelo al mio. Poi, in base a quello, cerco di moderare il mio tono di voce, cerco di coinvolgere le figure di accudimento che sono nella stanza, che siano genitori o che ne so, fratelli, sorelle, parenti, per cercare di fare un lavoro di sistema. E dopo che ho fatto questa cosa, parto con i giochi che possono essere di ogni tipo e in base a ogni situazione. Se c'è un bambino che mi accoglie sorridendo a braccia aperte, io probabilmente immagino che quel bambino lì avrà subito voglia di ridere, allora io posso fare tantissimi giochi di prestigio, posso utilizzare il palloncino che magari scoppia o vola via, perché quel bambino lì ha voglia di ridere. Poi presumibilmente cambio stanza e posso trovare una situazione diversa, dove c'è il bambino che magari non ha voglia di vedere il palloncino che scappa via o che scoppia o che me lo do sulle dita, ma vuole la sua spada, vuole il coniglio, quindi è adattare il gioco in base alla situazione. E io posso essere in una stanza valorizzare un pochino di più la parte tecnica, in quella dopo invece essere completamente strampalata e sbagliare tutti i giochi che propongo. E nella stanza dopo ancora posso
posso utilizzare le luci, posso utilizzare la musica, posso utilizzare il personaggio mediatore, che è un burattino che, incalzandolo nella mano, crea un rapporto magico con il bambino che è Bene, ci di fronte. devi far vedere uno di questi personaggi mediatori. Ecco, tiriamo fuori un personaggio mediatore per capire che cos'è un personaggio mediatore. Il personaggio mediatore è un burattino. È un burattino, in questo caso questo burattino si chiama Samantha, Ciao Samantha. che va utilizzato in un certo modo. Nel senso, io non è che se entro, dico, utilizzo il personaggio mediatore, lo prendo, lo calzo e il personaggio mediatore inizia a vivere. Il personaggio mediatore spesso si presenta in delle situazioni di disagio, di difficoltà, quindi spesso si presenta che è in una situazione di pace, cioè sta dormendo. Questo perché permette alla persona che ho di fronte di familiarizzare con questo, perché non diventi un'arma a doppio taglio, non lo spaventi, perché un conto è presentarmi a una persona e dire a questa persona: guarda, c'è una scimmietta che ti voleva salutare, però sta dormendo, e un conto è presentarmi così: guarda che c'ho qui. Ecco, questa è la differenza. Quindi la scimmietta sta dormendo. Lo sai, Samantha, che siamo venuti da Mille Accendini? Lo salutiamo? Ehi, Samantha! Carina! Certo, così obbliga il bambino a essere lui a fare quasi il primo passo, rispetto alla scimmietta. Lei gradualmente si sveglia, prende confidenza con il posto in cui è. Sì, siamo da Mille Accendini. L'hai visto? Lo salutiamo il tato. Come si fa? Ciao. Si manda un bacio, si fa un inchino, si fa viva. Dove è andata? Samantha. Oh, eccola! Dove sei? Eccola! È chiaro che questo modo di giocare ora che vi sto proponendo è specifico per un bambino piccolo, per un ragazzo o anche per un anziano, viene utilizzata in modo diverso. Quindi questo è uno strumento che a seconda dell'età cambia le cose che fa e anche il modo in cui si approccia. Vero? Come gli facciamo al tato? No, non si fa. E lei fa le magie, fa delle magie comiche, fa un sacco di gag. Quindi con questo oggetto io ristabilisco le dinamiche del clown Augusto e del clown Bianco, in cui io spesso faccio la parte del Bianco e lei dell'Augusto. Basta trovare degli spunti. Questo per esempio è il suo bavaglio. A lei posso dare la pappa, il biberon. Vedi, tata, si pulisce la bocca, così. No, non il braccio, Samantha, la bocca. Che fa? No, aspetta. No, non l'orecchio, no. Il naso, no, 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 no. No, Samantha, non... Il sedere? No, ma che fai col tovagliolo? Ci si pulisce la bocca, Samantha, vai. Faglielo vedere al tato come ci si comporta. Si prova a prendere in questo modo qui. Lo rimettiamo. Vai. E il bambino ora che si aspetta che lei rifaccia le stesse identiche cose. Non lo fare, eh. No, no. Prometti di non farlo più? Vai. Ciò che apprezza un bambino in fascia di età prescolare è la ripetitività. Questo crea la comicità, quindi se lei rifarà le stesse cose, però è il bambino che le scopre, non io. Cioè, io dirò al bambino: vedi che ora non lo fa più, si pulisce la bocca. Se lei farà così, il bambino mi farà: no, si sta ripulendo il braccio, no, l'orecchio, il naso, il sedere. Allora io in questo momento ho stabilito una relazione e il bambino inizierà a ridere. Questa è una cosa che funziona 99 volte su 100. È una dinamica che è provata e riprovata migliaia di volte. Allora, a questo punto lei può prendere il tovagliolo, le facciamo vedere al tato come si fa, si prende, si piega e lo mettiamo a posto. Qui, vai. E il bambino mi dirà: l'ha buttato via. No, Samantha, non si fa così. Beh, mettiti a modo. Questo si prende, si piega e si mette a posto. Qui, va bene? Facciamo vedere. Qui, vai. Ecco. Bene, allora, Mirko ci ha fatto scoprire un nuovo aspetto. Caricheremo altri video con altri aspetti. Ci stanno cose interessantissime da scoprire su come si usa la musica, su come si usano i colori e su come si usano gli aspetti psicologici. Ci
Molti di quelli che seguono il canale di Mille Accendini, molti di quelli che seguono la magia, si dedicano quasi esclusivamente alle carte, tagliando completamente fuori il mondo della comunicazione con i bambini. Non esiste magia senza mettere in primo piano i bambini. E un non mago, questo è un magicoliere, non è il classico mago che secondo i canoni di chi studia principalmente le tecniche. Lui studia principalmente lo spettatore, e lo spettatore suo spesso è un bambino. Un non mago ha da insegnare agli aspiranti maghi molto di più di quello che sono in grado io di insegnare agli aspiranti maghi, perché mette in primo piano un aspetto trascurato dal 90% di chi si avvicina alla magia, che fa giochi che principalmente possono piacere a lui, mentre la cosa principale nella magia è destinarsi a un bambino. Quindi questo è un primo video, è già superato i 10 minuti. Ne seguiranno altri e qui troverete i collegamenti con, diciamo, l'argomento trattato del magicoliere. Interrompiamo qua il video e cliccate per vedere gli altri che seguono.